Rieccoci qua a un altro episodio di Taia The Crimson Eclipse. Allora, prima di continuare col nostro file 11, ce ne dobbiamo tornare indietro qui, al file 8. Il file 8 era qua, ai laboratori, dove c'erano i laser e dove c'era il mega robot rosso, che ho scoperto non è così imbattibile come sembrava. Quindi adesso noi ci proviamo. L'ho già fatto un po' di volte e più o meno ho capito come fare. Allora, vediamo che fa. In alto, fiammata. Va bene, va bene, va bene, va bene. Questo dovrebbe essere Horus. Lui fa carica. E Alison. Alison si difende sto turno. E coraggio. Ok. E furore. Ok. L'idea per battere sto tizio è caricarsi un po' di Exceed più velocemente possibile e poi menarlo giù di quelli. Quindi, ora che abbiamo il nostro Horus, meniamo. Praticamente Horus menerà e basta. E Alison serve solo a curarci. Tipo, per esempio, Set. Beh, oddio, Set può prendere un altro colpetto. Quindi direi che tu continui a difenderti. No, tu attacchi così dopo se per caso ti difendessi. Ok. Qua chi abbiamo? Set. Allora, Set può iniziare anche lui ad attaccare. Rudra, same. Bam. E avanti con Horus. Ok. Ok, Set non può più essere danneggiato. Horus picchia. Facciamo un quarzo lenitivo. Abbiamo ancora Horus, perfetto, vai. Questo è Set, giusto? Sì. Set attacca. Questo dovrebbe essere Rudra. Sì. Attacca. Bam. Adesso Horus ha finito il suo bonus. Rimettiamo di carica. Devo fare un altro quarto unitivo su Set però. Eh già. Questo dovrebbe essere Set, credo. No, questo è Horus. Ok. Horus attacca. Set attacca. Rudra ha finito il furore, quindi lo rifacciamo. Ammazziamo su con Set. Vabbè. Horus attacca. Questa è Alison. Alison sto giro difende, che recupera un po' di PS. Horus è carico. Set continua ad attaccare. Ok, finalmente prendiamo un po' anche Horus. Bam. Ok, e facciamo primo Exceed. Ora avremo bisogno anche di Rudra di Set per farlo fuori. Non basta l'Exceed di Horus, ovviamente. Fa molto male, ovviamente. Ah, beh, l'ha ucciso, dai! Neanche male. E otteniamo Offensive Atlas Shard Bleeding Rush. Che adesso andiamo a vedere cosa fa. Ok, questo siamo sotto interferenza, però possiamo vedere lo stesso. Da qua, eccolo qua. Autoirruenza, però autoperdita. E sì, insomma, non è chissà che roba. Irruenza è forza doppia, ma perdita è praticamente veleno. Quindi, sì. Però insomma l'abbiamo preso. Detto ciò, mi sono già rigiocato tutto fino al punto dove ero arrivato l'ultima volta, dopo aver battuto il robottone. Quindi adesso noi facciamo così. Torniamo a salvataggi e ce ne andiamo a slot 11. Perché l'ultima volta eravamo rimasti qua. Ma non solo, perché dall'ultima volta ho parlato con... che dai, aspetta, faccio fuori questo un secondo. Ci sono un po' di differenze dall'ultima volta che volevo andare a spiegare, perché ho scoperto un po' di cosette interessanti che non sapevo, che adesso so però. Ok, allora. Ho parlato con mio cugino che sta giocando anche lui a Teia, l'ha praticamente quasi finito, e penso quando sto video verrà postato l'avrà anche già finito. Mi ha spiegato che praticamente stavo
i miei personaggi erano la metà di quello che potevano. Erano potenti la metà di quello che potevano esserlo. Allora, non sono mai andato sotto prendiabilità. E non avevo mai potenziato le abilità dei personaggi. Mai. Perciò adesso Rudra gli ho dato scisma vitale, preghiera e pace interiore a livello 1 e furore a livello 2. Qua bastava andare qui e qua si può spendere gli AP per potenziare le abilità. Adesso furore mi pare che costa un disastro, 14.000 per arrivare all'ultimo livello. Per esempio questo 4.000 potrei portarlo a livello 2. E a livello 2 fa causa status meditazione, anziché quiete meditazione, che quiete azzera l'exceed. Preghiera mi porta sugli SP e gli HP, serve per recuperare. Scisma vitale toglie vita a Rudra per curare qualcuno. E questa era una roba, anche su 7 l'ho fatto. 7 avrà imparato tutte le sue mosse, le ha tutte a livello 1. Van Lightning ce l'aveva già. Squarcio d'ira è un colpo forte ma poca precisione. Pronto a soccorso li recupera PS. E con livelli più alti si mette anche Genesi, mi pare, quindi recupera col tempo. E sopravvivenza fa danno a un certo tipo di nemici. Molti danni su certi tipi di nemico. Che è? Su animali, a livello 2 anche agli alati, e a livello 3 anche agli acquatici. Quindi ecco, abbiamo imparato un po' di abilità. Poi anche le abilità dominio c'erano e non le ho mai viste. Quindi dovevo andare su apprendi e dovevo anche qua posso spendere gli AP. Per esempio saggezza del gufo grazie della lince sono disponibili. Costa 1000 da imparare, però non le imparo per ora. Ho imparato 2, forza del leone e resistenza dell'orso. C'è anche scudo elementale, costa 2000 però. Fornisce resistenza ad alcuni elementi. Abbiamo preso queste due. Come funziona? Adesso che ho capito come funziona. Funziona così. Imposta. Vai su imposta, poi hai la lista di quelle che hai appreso. Anche quelle che non hai appreso, ma non te le fa ovviamente selezionare. Ma queste qua, per esempio, le abbiamo prese, no? Selezioni una, per esempio, resistenza dell'orso. E poi puoi scegliere se livello 1, livello 2, livello 3. Che praticamente è la barra dominio. Sono i livelli della barra dominio che abbiamo in battaglia. E ti fa vedere a livello 1 ti dà più 30 resistenza, a livello 2 più 60, a livello 3 più 100. Cosa vuol dire? Che se per esempio impostiamo a livello 1 come è adesso, lo vediamo in cima allo schermo. Quando la barra dominio sale oltre a livello 1, tutti prendono più 30 di resistenza. Se la barra va a livello 2, continuano ad avere più 30 di resistenza. Quindi finché la barra è sopra dal livello 1 in poi, tutti hanno più 30 di resistenza. Se impostiamo a livello 2... si attiverà l'effetto, si attiva solo da livello 2, però abbiamo più 60 di resistenza. A livello 3 deve essere al massimo, quindi è difficile da mantenere a livello 3, però ti dà più bonus. Per ora, siccome siamo in 2 e la barra dominio va su lentissimamente, la teniamo all'1. Magari quando siamo in 4, che a furia di attacchi la barra dominio va su che a smanego, diciamo, ecco, allora la potremo mettere anche al 2 magari. Al 3 sarà un po' difficile perché una volta al 3 basta fare una stupidata e scendi da sotto dal 3. Poi c'è un'altra roba che ho fatto, ma non posso farla vedere qui. Dovremmo uscire dalla mappa del mondo, ma prima di uscire dalla mappa del mondo bisogna finire questa area. Quindi andiamo di qua che non sono mai andato. Ah, c'è un'altra roba, abbiamo equipaggiato a Horus i guanti chimici che abbiamo trovato. I guanti chimici gli davano meno 15 a 3 statistiche, 3 o 4 statistiche. Però gli danno lo stato quello lì, ex su. Che si chiama... qui, no, come si chiama quello status là? Impeto. Praticamente carica l'exceed il doppio più veloce degli altri. Quindi io ho calcolato che ognuno per ogni personaggio per caricare un exceed ha bisogno di 10 azioni. Ma ora Horus ne ha bisogno solo di 5, perché è già carico. Quindi divertiamoci, facciamo un'altra seta scarlatta. E quindi, visto che Horus è una forza della natura, questo lo aiuterà un po'. Ok, detto ciò, proseguiamo. E vediamo di finire quest'area. C'era uno scrigno, non l'ho preso. Adesso lo prendiamo. Tutte le battaglie più o meno sono tutte semplici.
Basta attaccare. Ehi, però qua c'è una porta chiusa. Vabbè. Però possiamo andare giù per di là. Pietra Ceradon per uno. Materiali, ci siamo tanti materiali. Qui c'è schegge curative. Schegge curative, che cavolo fa? Una roba nuova questa. Oggetti. Ristora 1500 HP. Ok. Altro scrigno. Quarzo energetico per 3. Ah, quello che ricarica gli SP, credo. Credo, non sono sicuro. Insomma, dopo aver scoperto tutte queste robe, mi sono sentito un idiota. Ed ecco perché l'episodio si chiama come si chiama. Però adesso, dopo aver scoperto queste robe, saremo un pelino più efficienti. E basta, questa è l'ultima cosa che possiamo fare. Beh, soldi. I soldi fanno sempre bene, no? Basta, perché la porta è chiusa di là, non abbiamo modo per aprirla. Almeno. Penso che abbiamo visto tutto qua. Porta là è chiusa. Tessere non ne ho, ne ho trovata una, però abbiamo aperto, con quella tessera abbiamo aperto quello che c'era da aprire. Basta. Quindi qua possiamo anche quittare. Però magari nel tornare indietro facciamo altre qualche altra battaglia. Sbaglio, Rudra sta quasi per salire. No, ancora un pochino, sì. Ancora, deve fare ancora qualche battaglia. Vai là, giù. E oro si è già pronto. Può già fare un exceed. E facciamolo allora. That was but a taste of my power. E quindi, sì, continuiamo a fare battaglie. E quindi niente, adesso siamo super forti praticamente. Molto meglio di come eravamo nell'ultimo episodio. Rudra sale. Bene. Oh, questa non l'ho proprio vista. Spuntata fuori dal nulla. Attacca quello in basso, attacca quello in basso. Ma ci serve quasi più difendersi. I mostri sono troppo scarsi. Ah, e Horus è pronto in exceed già subito. Vai! Ci rimane solo quel frammento di Gaia lì che penso non prenderemo adesso, quindi penso ci serva 7 per quello. Comunque, l'altra roba che ho fatto, cavolo, non posso neanche farla vedere qui. Però, allora, noi dovevamo andare, c'era Mistia qui, non entrare, aspetta un secondo. Fai salva che... Dai. E salva slot 11 un attimo. Vabbè, potevo salvare sul 12 in realtà. No, quello volevo fare è uscire un attimo da sto salvataggio e far vedere cosa avevo fatto.
Così. Allora. Però penso non abbiamo salvataggi per farlo vedere. No. Non c'è neanche. No, non abbiamo salvataggi. Vabbè. Praticamente. Entriamo a Mistia. Anzi, no, non entrare. Facciamolo vedere prima qui. E dopo andiamo a Mistia. Praticamente Rudra ha un'altra arma. Potenza equipaggia Rudra. Ha un'imperia. Praticamente questa è stata fatta ancora quando avevamo set. Nell'accampamento, a quanto pare, andando a parlare a Borghetti, c'era un'opzione forgia armi, boh, non lo so, che era tutto bloccato, ma lì spendendo Zenith tu puoi sbloccare l'abilità di forgiare certe armi, puoi forgiarle solo se hai gli Atlas speciali. Per esempio, noi forse non so se ne abbiamo ancora adesso, perché l'abbiamo usato uno. Fammi vedere se ce n'è uno, aspetta. Vediamo. Non che ce l'ho, vero? Non ce l'ho, vero? No, 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 è stato perso. Però praticamente pagando Borghetti si sblocca, cioè ti fa vedere con questi Atlas speciali puoi fare certe armi. Ogni Atlas speciale corrisponde a un'arma, quindi se c'è l'Atlas PDP tu fai l'arma PDP praticamente. E avevamo quello per Rudra, era sbloccato perché avevamo pagato, tra quelli per cui avevamo pagato c'era, e quindi si è fatta un'arma. E quindi per equipaggiare l'arma non facciamo altro che andare su equipaggia potenzia, Rudra. Adesso ho l'imperia, quindi se bastava andare qui e fare toc equipaggiata. E sta arma qua, praticamente è nuova, abilità innata, dominio acquisito, più dominio acquisito e disperso. Quindi è tipo l'oscillazione del dominio è più ampia. Sinergia nessuno, aumenta forza, aumenta resistenza. Oggetti necessari per il potenziamento. Abbiamo il mitril, non abbiamo sufficiente acciaio, non abbiamo sufficiente schegge falun. Vabbè, materiale potenziale. Vabbè, proposito, quanti soldi abbiamo? Un po'. Sono allenato un po' tra l'episodio e l'altro. Abbiamo preso un po' di soldini. Dopo aver detto tutto ciò, andiamocene a Mistia. Ok. Allora. La capitale non è un posto sicuro. State attenti. Ultimamente molti indigenti stanno causando non pochi problemi nella parte benestante della città. È un brutto periodo per l'impero. Il mio cane Eddie non sta fermo un secondo. Si stancherà di bighellonare prima o poi. Possiamo parlargli il cane. Si abbaia e basta. Ok. Il castello imperiale si trova a est della città. Ok, i quartieri poveri di Mistia sono in subbuglio. Molta gente sta morendo di fame e viene spesso a rubare beni di primo consumo qui nella parte ricca della città. Ok. Staremo attenti che non ci attacchi qualcuno. La mia giacca è tutta rovinata. Il mio ragazzo me ne dovrà comprare una nuova. Tra 2 settimane, il mio compleanno, dopo tutto. Di là si va dall'altra parte. Sembra un po' grande sta città. Con te abbiamo parlato? Sì. Quindi parliamo con te. Un amico mi ha detto che ultimamente stanno mettendo all'asta non pochi oggetti interessanti. Ieri si è portato a casa un'altra speciale. Interessante, nuove armi allora. Odio Mistia, se non avessi un lavoro ben retribuito proprio fuori dalla capitale, mi trasferirei ad Edmit senza alcuna esitazione. La bottega di Black e Smith è la più fornita del feudo. Se cerchi protezioni o armi, puoi stare certo che da loro le troverai. Conosci l'Outer Heaven Pub? Te lo sconsiglio. È un posto pieno di ubriaconi e di giocatori d'azzardo. Vediamo cosa c'è. Rush. Cavolo, eh. Ah, non ha guard shard come noi. Forza, oh. Resistenza, oh. Autocrisi, autogenesi. Crisi che cavolo è? Ah, calano gli SP. Quindi tolgo gli SP ma guadagno. Sono sempre in guadagno vita. Ma no, gli do un Taurus, sto. Rush. Ah, più 15 forza, un po' più base base. Ok, andiamo qua al negozio, andiamo a vedere cosa hanno. Benvenuti nella forza più famosa di Mistia. Cos'hai? Corazza Golem è sua entrambi. Una fascia in cuoio decorata, resistenza a aria, tuono, fulmine, quello che è. Armatura Tech.
Ma questa ha più 20 resistenza. Questa ha più 35 e meno 10 destrezza. Questa fa più 20, però difesa ci serve dopo. Elmo protettivo, resistenza a sfocatura 20%, fascia ignifuga, resistenza a fuoco, ghiaccio o acqua, quello che è. Ma direi che due di queste male non fanno. Tanto soldi ne abbiamo un po', quindi dai. Ok, equipaggiamole. Accessori Ludra. Metto corazza golem. Hop. E, no, ma lui i guanti chimici sono troppo forti. Gli fanno caricare l'exidas manego. Mi servono i materiali? Vediamo. Ehi, c'è l'acciaio che ci serve. Ci serviva per Ludra questa. Aspetta un secondo. Fammi vedere un attimo i requisiti delle armi. No. Potenza. Solo Ludra abbiamo in squadra. Ascia dei Marut cosa serve? Servono due pietre Falun e due acciaio ce li abbiamo. E per questa invece servono altri 3 di acciaio che ce li ha e scheggia Falun. Quindi tra pietra Falun e scheggia Falun. Oh, le schegge! Quante ce ne servivano? Boh, so che ci servivano 3 di acciaio però. No, calma, hai. 3 di acciaio, ok, dai. Saranno ben spesi. E quante ce ne servivano per l'altro? Potenza, Pazza, Ludra. 2 schegge Falun, ok. Quindi forse la possiamo anche potenziare. Schegge Falun 2, ok. C'era anche da vendere un po' di roba alla fine di tutto sti affari. Potenza, equipaggia, Ludra. Imperia. Sì, abbiamo tutto e anche i soldi. Yes! Bene, adesso è al 2. Ecco, sarà un po' più forte del normale, immagino. Vabbè. Bene, bene, bene. Vediamo cos'è che ci serve, per esempio, adesso. Un Atlas puro, Mithril e Pietra Falun. Non abbiamo niente di tutto ciò. Vediamo se possiamo vendergli qualcosa piuttosto. Cerchiamo di recuperare un po' di soldi. Aumenta la possibilità di fuga. Resistenza aperta. Potente. Pesante corazza d'acciaio. Penso possiamo venderla questa. Ma non vendiamo niente. Ehi, no. Non vendiamo niente che abilità particolari. Via l'armatura Tech. Sì. Recuperiamo soldi. Basta, la corazza golem, l'armatura di oro se non posso. La corazza golem può servire a set. O a qualcun altro se volesse. Quando torneremo da loro. Visto che penso, spero sia come Final Fantasy 9, cioè inventario condiviso, ma sembra di sì. E quindi quando torneremo di là avremo gli strumenti acquisiti con Ludra e con Horus. Andiamo di qua, andiamo a vedere cosa c'è. Le squadre di Vanguard in servizio sono state raddoppiate nelle ultime settimane. La gente di Mistia deve essere protetta. C'è un altro negozio qua. Negozio di strumenti. Benvenuti, vi serve qualcosa in particolare? Boh, vediamo cos'è. Per la lenitiva. Distorto 100. Furia Caos. Rimuovo di stato sfavorevole, quello che costa un disastro. Questi ne abbiamo, sì, quindi in caso possiamo usarli. Questi abbiamo 6 che sono possiamo per resuscitare, va bene. No, no, niente di che. Tu? I fuorilegge dei distretti poveri mi hanno aggredito. Mi servono oggetti curativi, non arriverò a fine giornata. Se lo dici tu. Ho appena accettato un contratto dell'Outer Heaven Pub. Mi servono oggetti per la missione. Un contratto? Scheggia Celadon. Ah ah. Sempre controllare in giro. Ok, allora andiamo di qua. Vediamo quanto è grande sta città. Ancora parte, c'è ancora roba di là. La presenza di tutte queste guardie in città nuoce gravemente al turismo. I turisti degli imperi stranieri stanno diminuendo giorno dopo giorno. Andiamo su di qua. Madonna, ma quanto grande è? È infinita sta città. Povere Vanguards, devono stare per ore a vegliare sulla gente della capitale mettendo a rischio la loro vita. Sono degli eroi. Le cose in città stanno peggiorando. Non più di 3 giorni fa un mio nuovo collega si è preso un proiettile nel ginocchio. Ah!
Ho capito il riferimento. È roba di Skyrim questa. I was a soldier and then I took an arrow to the knee, or so, o qualcosa del genere. Non so cosa darei per fumare una sigaretta ora. Le regole delle Vanguard vietano l'uso delle sigarette durante l'orario del servizio. Gira largo, non infastidirmi. Ma sono un bardo anch'io! Vabbè. Non vedo l'ora che esca il nuovo disco degli Oniro Stage. Li seguo da quando erano degli artisti alle prime armi. Misty è ricoperta dalla neve per 9 mesi all'anno. Se preferisci il bel tempo, ti consiglio di spostarti a nord. Alcuni membri della mia divisione sono stati trasferiti qui a Mistia. Ok, allora cerchiamo di esplorarla seguendo una logica. Andiamo avanti per di qua. Stiamo bassi e proviamo a esplorare tutta la parte bassa prima. Finalmente un po' di relax. Proviamo a vedere qua cosa c'è però. Altro negozio. Dei clienti? I mistiani non hanno più denaro per comprare l'Atlas. È un bene di consumo che ormai nessuno può permettersi. Beh, vediamo cos'hai. Brand. Attacco fuoco. Costa un sacco. E anche questo. Attacco, però ne ho uno di questi. Attacco terra. Rush l'abbiamo visto. Psy più 15 spirito. Lefus alfa più 15 destrezza. Kelonia alfa più 20 resistenza. Resistenza 100% a perdita, sigillo e crisi. Si potrebbe prenderne uno tanto così per... Questo? Questo ne abbiamo uno, ok, non ci interessa. Resistenza 100% a sfocatura, quiete e apatia. Non costa neanche tanto. Resistenza 100% a furia, caos e blocco. Meno 10... Destrezza, autocarica, autoquiete, autocarica, carica cos'è? Carica il dominio più veloce. E quiete invece è l'exi da zero. Non mi piace. Questi qua assai però non mi attirano assai. No, fammi comprare anche quell'altri. Ok. Ok, basta. Chissà che non troviamo poi nemici o boss che fanno quegli stati. Ci cacciamo uno di su di quelli e siamo a posto. Abbiamo un po' di protezioni da diversi stati. Quanto avanti va sta roba? Ok, dai, iniziamo a parlare alle persone qua. Sono un onesto lavoratore e faccio fatica ad arrivare a fine mese. Non posso permettermi un appartamento in una parte ricca di Mistia. Perciò abito nei lontani distretti poveri. Per fortuna riesco a passare il mio tempo libero qui. Il colore delle nostre armature cambia in base al tipo di Atlas che ci viene fornito dall'impero. Ah, per quello i colori diversi. Non c'è nessun film interessante al cinema di recente. E tu? Cosa hai da dire? È il nostro compito mantenere la pace nella città. Allora, andiamo o no al cinema? I miei amici non sanno mai decidersi. Cinema o non cinema? Ma... Ok, di qua c'è un scrigno. Soldi! Sono proprio sfortunato con le donne. Tra l'altro non funzionerà mai, io ti vedo solo come un amico. L'Atlas rosso delle Vanguard di Mistia protegge dal freddo in quanto si tratta di Atlas di elemento fuoco. Ah, interessante. Da, dove si sarà cacciata? Ehi, cos'hai da guardare? Niente. Allora, basta, di qua abbiamo finito, non c'è più niente. Aspetta, di qua... No, siamo già stati. Ok, qua abbiamo visto tutto. Proviamo ad andare su allora. La sigla su un'arma indica che è priva di Atlas Technology. Invece si indica che possiede solo il guard slot, mentre quella ha solo l'offense slot. Infine qui indica che l'arma ha entrambi gli slot. Ma cosa te lo dico a fare? Conoscerai sicuramente le armi meglio di me. Mica tanto. Mi sono trasferita a Mistia in cerca di lavoro, ma finora non ho avuto molta fortuna. Le previsioni del tempo dicono che i prossimi giorni saranno i più freddi dell'anno. Qua non c'è altro. Fontana. Magari nella fontana c'è qualcosa di nascosto. No. A te ho già parlato? Fate attenzione ai borseggiatori. Staremo attenti. Sono stata derubata. La ragazza è stata appena derubata. Troveremo un responsabile. Ok. Ho marinato a scuola questa mattina. Sono proprio stanco di studiare.
Ok, qua c'è un frammento di Gaia, ma non possiamo andare a prenderlo. Penso ci vorrà ancora 7. Ah ah! Lacrima di bronzo. Allora, premere A, casaccio, serve a qualcosa. Ok, aspetta che non mi capisco più. Qua, questa è la zona nord del centro dell'entrata, vero? Questa è l'entrata? Sì, quella c'è il cane, ok. Quindi facciamo tipo una roba serpentina. Adesso stiamo andando. Siamo nella seconda parte. Esploriamo tutta questa parte. Ma che posto è questo? Ma parliamo in persone prima. Ci sono sempre pattuglie vicino all'Outer Heaven Pub. C'è almeno una rissa al giorno. Odio quando mi mettono di guardia davanti all'Outer Heaven Pub. Il pub è pieno di avventurieri in cerca di fama. Il gestore, boss, è a capo di una gilda di cacciatori di taglie. Molti lavorano per lui in cambio di laute ricompense. Ne abbiamo incontrato uno, infatti. E di qua che abbiamo? Uno scrignetto e questa qui. Eppure sono stata chiara. Ci vediamo all'Outer Heaven Pub. Mai fidarsi di gente come lui. Ah, forse sta cercando l'altro tizio che abbiamo parlato con quei punti di domanda, che non aveva un nome. Si staranno cercando. Si staranno aspettando a vicenda. Vabbè, qua cosa abbiamo invece? Acciaio. Cavolo. Se lo sapevo non le compravo prima, vabbè. Ormai. Di solito c'è poca gente intorno all'Outer Heaven Pub. Spesso il posto è frequentato da brutti ceffi. Ma questo cos'è? Ehi. Pagina del Weaponomicon, Mephisto. Ah! Peccato che non possiamo leggerlo perché l'accampamento non è disponibile. Però dai, facciamo che ci fermiamo qua. E nel prossimo episodio continueremo a esplorare Mistia perché in realtà non c'è tanto da fare. Quindi, ci vediamo al prossimo episodio.